Holy craps, bitches, di quanti ragazzi, sono Mezzobossa e sono tornato con il 26esimo episodio del mio Let's Play su Pokémon Vega. Allora, siamo lasciati all'interno dell'ennesimo quartiere generale, questa volta poi c'è scritto DH Base, DH sarà il nome del team, insomma avrà a che fare con esso, la base del team. Sì che direi di andare subito avanti, non mi ricordo chi ho messo per primo, ma penso di averlo equipaggiato giusto. Sì, vediamo... Sì, giusto, giusto. Beh, ho anche avuto culo che c'aveva... un Pokémon molto facilmente sconfiggibile. Non esiste sta parola mai nella vita. Però l'ho buttato giù. Con Shellder io farei un Psycho Punch, ma non so se l'ammazzo o se ovviamente la difesa sicuramente non l'ammazzo, esatto. Però l'ho confuso e sono più veloce io, giusto. Va bene. Comunque, come ovvio in questo livello... che cazzo dico, insomma. In questo 26esimo episodio farò... almeno spero di riuscire a fare tutta la base. Io adesso farei trash perché mi pare che abbia due Pokémon. Non ho fatto tempo a vedere. Sì, ok. Oh, perfetto, perfetto. Devo stare attento a vedere quanti Pokémon hanno per riuscire ad usare trash. Lei ne ha tre. Non posso neanche usarlo perché non ha effetto su Spettro. Sì, facciamo Shadow Claw. Una mossa che mi piace moltissimo. E poi... farei trash sperando che l'ultimo Pokémon non sia un tipo spettro o un tipo acciaio, un tipo roccia. Più 3 di attacco, visto. È un tipo fuoco, però ci sono andato vicino allo spettro. Sembrava spettro quasi. Ha levitazione che ricorda un Pokémon di tipo spettro. Allora, qui si fa Drain Punch per forza. Tra l'altro sta per arrivare a 200 di vita questo panda. Ah, ok. Comunque ragazzi, vabbè, qui faccio Drain Punch. Sto facendo questa parte un'ora dopo essere tornato a casa da scuola. E praticamente siccome pioveva e sono andato in bici, sono fradicio. Diciamo che ho ancora i jeans bagnati, ho ancora i vestiti da scuola. E non mi sono cambiato perché... Dio, non ci voglio credere. Dai! E praticamente sono ancora, non dico fradicio, insomma, si sono un po' asciugati. Però non mi sono ancora lavato, non mi sono neanche cambiato perché mentre che mi lavo voglio che ci sia un video in montaggio. O insomma, insomma vorrei che il computer fosse occupato a caricare un video o a montarlo. Sì che ho preferito farne uno. E sicuramente oggi farò due parti di Vega perché mi sento molto attivo. Sì, sicuramente ne farò un'altra. Anche perché ormai nell'avventura offline sono andato molto avanti. Vi dico che ho già battuto l'ottava palestra, mi pare ieri. Sì, ieri. Però non so quando vedrete questo video. Più 4 di vita, più 4 di attacco, 189. Ma io li ho al 60. Sì, adesso tocca a Girafarig. Quindi oggi l'emulatore va bene oggi. Vedete che sono molto fluido nei passaggi. Allora, quindi sono strumento. Però, allora da qui non possiamo andare. Tra l'altro guardate, lì c'è il capo del team nemico. Sì che avete già capito che c'è una epica battaglia dopo, con tanto di save state a bestia. E da qui non posso andare da nessuna parte. Sì che a rigor di logica dobbiamo andare nell'ascensore. E io però faccio un save state. Allora, secondo piano, mi pare che possiamo andare al quarto piano, però al secondo c'è, avete visto? C'è soltanto una lotta e poi la strada è bloccata. Io farei un bel trash che mi sono sbagliato, facciamo strength. Perfetto, molto bene, molto meglio di pestone. E io farei un psy beam, dovrei ammazzarlo, dovrei. No, peccato, chi è più veloce? Cosa uso? Psy beam, dai. Sì, sono più veloce io. Adesso mi ha incuriosito vedere quanta velocità ha Girafarig. Comunque qui la strada è bloccata, qui non c'è nessun strumento. Qui c'è un telefono finto che è patocco. E dove sto andando nella vita? 130, dai, non è male. Rispetto agli altri, 159, 150, no, direi che è abbastanza lento. A parte di lui c'è la natura che gli diluisce la velocità. Sicché andiamo al quarto piano. Ok. E io qui faccio un altro save state perché voglio essere sicura. Lui ci dà il flauto che non ho ancora utilizzato nella mia Chrome. Cioè, Dio santo, scusate, nell'avventura offline. Che non ho idea ancora di cosa sia. Comunque facciamo la lotta con lui. Che c'ha un Nidorino. E facciamo Psy Beam che è super efficace. Ok. Esperienza, vabbè dai, va bene. Mettiamo lei. Strumenti no, ok. Un Floazzel, allora io farei Psy Beam, dovrei buttarlo giù. Si è aumentato la difesa, se non lo butto giù attacco lui per primo, perfetto. E con un'altra mossa, e adesso Strength per forza. Shbobom, proprio una mossa forzuta.
Adesso, questa è l'unica direzione, sì che andiamo. Ok, save state, perché non voglio fare puttanate. Tu mi batti, giusto? Ah, ok, abbiamo quello che fa il segno al Führer, a Hitler, con la mano alzata. Abbiamo un nazista, abbiamo. E abbiamo il gatto, che psichico dovrebbe essere neutro. Sì, esatto. 59 più 4 attacco speciale, very good. Allora, qui non si può andare, quindi per forza di qua, perfetto. Ok, abbiamo tre Pokémon. Farei Psybeam. Basta che non ti aumenti. Cioè, sempre questi strumenti devono utilizzare quelli del team. Mamma mia, non usarlo adesso. No, devo usare Strength. Si aumenta l'attacco speciale. Adesso non lo butto. Ah, che culo. Ah, merda, psichico. Facciamo calmamente. Stomp, non importa. Almeno con psichico sono sicuro di buttarlo giù. Non credo l'avrei buttato giù con un solo psichico senza aver usato calmamente. Che poi mi pareva ci fosse uno strumento qui da qualche parte. Non vorrei dire una stronzata, però forse la sto dicendo. E questo me lo ricordo. Faccio un save state perché c'ha Electivire. Ovviamente c'ha. Merda. Aspettate, facciamo calmamente. Così resisto anche a quella mossa. No, Wild Charge e Spritza Lampo. Sì che la mia difesa è sempre quella. Psychic. È fuori uno. Ah, Nidoking, Psybeam. Ok. Va bene. Tengo ancora lui perché c'è il Fortunuovo. Più 4 di attacco, più 4 di attacco speciale. Ah, ok. Facciamo Psichico. Ah, Bug Noise. Urkugiu. Ah, super efficace. Vabbè. Ci tocca usare lui. Peccato senza. Senza niente. Senza il Fortunuovo. Prenderà poca esperienza. Facciamo Ancient Breath, dai, che è super efficace. E ultimo, ma non per importanza. Beh, perfetto, ci ho azzeccato proprio. Facciamo Direct Blast. Terremoto, addio, gatto. Vabbè, sono un po' sfortunato. Mettiamo lei. Facciamo Bora. Se non falliva, stavo per dire. Giusto, è neutro, Bora. Io devo curarli, tra l'altro. Perché mi servono vivi. Ho due proprio rivitalizzanti giusti. E dovrei avere delle super med da utilizzare. Ne ho solo 6. Penso di averne di più. Mi servono belli freschi per la lotta contro il capo. Quindi adesso facciamo un cambio. E tu mi dai Fortunuovo. E te lo do a te. Ok. Mettiamo anche lei. Perfetto. Allora, Ancient Breath. E andavo è andato. Che poi tra l'altro solo quella recluta aveva quei Pokémon così alti livellati. Così livellati in modo più alto. A 54. Mentre questi sono tornati tutti ai livelli più bassi. E più 5 di attacco speciale. Bene, sono contento. Facciamo Wild Charge. Perfetto, dai. Non ci speravo di ammazzarlo. E per ultimo abbiamo Panko. Io farei Direct Blast, visto che c'è tanta difesa. Vabbè, ma giusto, Direct. Ah, è vero che è super efficace, giusto. Potevo usare anche Ancient Breath, dai. Mi sono fregato un Direct Blast. Qui non ci sono strumenti, perfetto. Sicché direi di andare avanti. Ok. Un Porygon 2. Facciamo Ancient Breath, dovrebbe bastare. Cazzo. Segno raggio, Signbim come lo chiamo io. Signbim. Adesso andiamo da lei. E manderei il gatto al 68, manderei. Allora, Spark. Super efficace. Ok. E spero di salire al 67. Sì, ma Dio santo, non potete mandarmi sempre questi. Adesso mando lui e faccio Dream Punch. C'è anche il mito dell'attacco. Vabbè, e lui se l'è riaumentato. Drain Punch. Oh, ok. Perfetto. Sono a 10 minuti. Adesso non mi ricordo mai. Allora, save state. Di qua abbiamo. Aspettate, di qua invece. Oh, signore. Non mi ricordo niente, non mi ricordo. Ok, scusate per il piccolo taglio, però avevo combinato un piccolo malanno e ho preferito tagliarlo. Andiamo avanti.
Allora, Ancient Breath. Quindi non mi ricordo dove andare in questo bivio. Facciamo prima questa strada qui. Un più 3 di attacco speciale, ho visto, ok. Facciamo Spark. Ok. Te... siamo sicuri che te non... ok. Uno strumento. Aspettate. Questo è Loopscale. Qui no. Più avanti. X-Aim, vai, fanculo. Dove cavolo sono adesso? Dio santo. Ok. Mi curerò con qualche super pozione. Ah, ma dai, Dio santo. Buttalo giù. Vabbè, dai, sì, non può resistere a un Direct Blast. Ok. Ah, ok. Oh, signore, dove sono? Mi sto perdendo tantissimo, raga. Odio quando ci sono tutte queste direzioni. Il punto è che se ricarico il save state, mi torno indietro di chissà quanto. Ok, l'ho fatto per avere sicurezza di mandare giù Skarmory. Ok. Allora, bag. Super Med, dovrei averne due, eccole qui. No. E una. E due. Allora, adesso di esperienza lui c'ha 25.000, sicché mandiamo Absol adesso. Lo mandiamo al 64. E poi tutti gli altri al 64 pure. Vabbè. Ecco. Su. Mi prude la gola. Guarda Spk. Che cazzo è? Ah, ok. Ragazzi, mi prude la gola, devo tossire. Giuro, mi stavano venendo le lacrime agli occhi. Proviamo ad andare prima di qua. Faccio un save state adesso. Al secondo save state sono ancora all'inizio, giusto? Di qua. Ok. Se vado giù, torno indietro. Se vado su, batto lei. E ci sono le scale, ok. C'è un lurido Nidorina. Io farei crunch. Giuro, ragazzi. Dai. Vaffanculo, però. Un Pokémon velenoso. Ma muori proprio, porca troia. Ah, ok. Mi sa che questa qui era la strada che si doveva fare per prima. Sì, ma io non l'ammazzerò mai. Dai, l'ultimo. No. Oh, che culo. Era super efficace, ma non mi ha tolto niente. Strumento. Ecco, ti pareva. Vabbè, fanculo. Oh, aspetta. Ragazzi, non resisto. Scusate per questo ennesimo taglio, ma giuro che stavo morendo, giuro. Ho le lacrime agli occhi. Più che parlo, ma porca di quella puttana. Dio santo, non ci voglio credere. Ed è qui che mi serve un Pokémon di tipo fuoco. Ovvero quel fuoco volante che, di cui mi pare di avervi già mostrato. E se non ve l'ho mostrato, non ve lo mostro perché voglio che sia una sorpresa. Me lo metterò in squadra. Giuro che sto morendo, signore, perché quando parlo troppo mi viene una tosse fastidiosa, mi manca quasi la voce. E non pensavo di starci così tanto dentro questa cazzo di torre. Ah, ok, è strada chiusa, meglio così. Sicché io, qui non c'è niente, qui non c'è niente. Qui non c'è niente, qui non c'è niente. Sicché adesso, a rigor di logica, per forza, B4, colpito affondato. Quindi si fa così, così. E per di qua era. Giusto. Ok. Save state, perché questa qui è la direzione giusta. Strumenti. Ecco, piccolo rutto per l'acqua che ho bevuto. Questa è la direzione giusta. Comunque abbiamo quasi finito. Lui non mi sfidava, giusto, me lo ricordavo. Mentre lui sì. Ok. Crunch. Ti prego, ammazzalo. Oh, signore. Ma Dio santo. Ma che cazzo hanno tu? Dai, cazzo. Oh, buona, 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 buona. 64, facciamo un bel cambio adesso. Più 4 di attacco speciale. Dark Pulse.
No, 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 no. Ok. Allora, cambio. Adesso tocca allo starter. Ma mi sa che lo starter sarà il Pokémon che cambierò. A parte che adesso quasi quasi metto lei. Visto che non voglio dare tanta esperienza allo starter. Anche perché qui lo starter è molto debole. Mentre nella mia Chrome l'ho ottenuto perché è più forte. Allora, se vado qui torno indietro. Se vado qua pure. Dove cazzo devo andare adesso? Salva. Ah, ok. Allora, qui non posso andare. Ok, per di sopra. Aspettate. Va bene, dai. Sì, la farò più lunga di 20 minuti sta parte, dai. Voglio finire. Allora, facciamo Signebeam. Dai, cazzo. Signebeam, super efficace. E facciamo Signebeam, dai. Facciamo la trafila di Signebeam, di Segnoraggi. Ok, allora. Di qua si va. Mamma mia, che cazzo è sto casino? Aspettate. Se io torno qui e vado qua. Ah, ok, questa era la strada sbagliata, sì che era giusta. Ma ho sbagliato. Piano. Ok, qui non c'è niente. Save state. Qui sopra c'è. Ok, ma se io vado giù per primo. Ho trovato l'MT22. Ho letto Foresight. Se è Foresight. Ah no, Poise Jab. Sì, era una mossa veleno, ma non impara nessuno. Beh, era ovvio, era veleno, sì, ma non impara nessuno. Me lo ricordo questo. Ice Kiss. Ok. Ah, merda. Aqua Shock. Intimidate aveva. Che culo. Signebeam, e ci muori. Aqua Shock, visto che è fuoco. Dai, vaffanculo però. Ok, più 3 attacco speciale. E Signebeam. Ice, tutti con sto Ice Shard, cosa che lo odio. Mi togliete uno sputo di vita proprio. Schifosi bastardi. Save state. Ecco, questo qua bisogna prendere. Ok. Sì che adesso quello centrale. Pianissimo. E se non mi sbaglio. Esatto, prima lui ci sfida. Giusto. Ah sì, ecco. In realtà, questo qui credo che sia tipo il. Ma porca di quella puttana, dai cazzo. Quanto ha di precisione Aqua Shock da fallire sempre, Dio santo. Adesso non fallisci. Ok. Va bene, sono un po' un idiota a cominciare con un Pokémon fuoco. Esatto. Adesso cambio Pokémon, dai. Chi mettiamo? Mettiamo il. Oh signore. Mettiamo l'orsetto che è abbastanza neutro. Skarmory, ecco, con Drain Punch dovrei cavarmela. Insomma. No, porca di quella puttana. Fai un brutto colpo. Ammazzalo, ti prego. Brutto colpo. Che culo. Sì, dai, teniamo lui. Ah, merda. Shadow Claw, idropompa. Porca di quella troia. Vabbè, dai, mettiamolo. No, mettiamo lui, dai. Wild Charge. Ok. E Gengar. Oh, cazzo. Qui salvo perché Gengar è uno stronzissimo proprio. Ok. E ragazzi, ho finito i. Ho finito i rivitalizzanti. Sì, che sono nella merda. Sì che adesso io devo usare questi Pokémon. A parte che mi è morto solo l'orsetto. Ho una ricarica totale. No, beh, facciamo così allora. Full Heal. Ok. Hyper Med. E c'ho tipo dell'acqua fresca, della gassosa, un latte mumu. Lemon Water Belt, perfetto. Uno. No, ho sbagliato, scusate. Ok. Allora io ragazzi direi che la lotta quasi quasi la facciamo nel prossimo episodio. Qui c'è uno strumento, esatto. Un Ganlon, che credo sia una bacca. Sì, una di quelle bacche stranissime. Qui
si torna. Allora, per esempio, da qui si torna indietro. Qui c'è uno strumento e un nemico, uno scienziato. Però è più utile andare per di qua. Allora, facciamo la lotta, dai, facciamo una lotta contro quello del team. Ok. Lui è il vero capo, credo. Canzone fighissima. E parte con un Cloyster. Vabbè, ma io che cazzo metto Pokémon? Aspetta, con Singing Beam forse me la cavo. Che culo! Che culo! Curati. Maxi merda, attenzione. Maxi merda, altro che. Bastardo! Bastardo! Avete visto che intelligente però? L'intelligenza artificiale di questa Chrome è molto alta. Sapeva che io usavo Singing Beam. Porca troia, se fallisce Aqua Shock, giuro che bestemmio. Adesso faccio un save state. Ok. Me la sto cavando quasi solamente con Gardevoir di ghiaccio. Con Magnezone facciamo Aqua Shock. Vediamo cosa facciamo. Bag. Cura totale. Che cazzo? Ah, merda, 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 merda. Direct Blast. Merda. Merda. Manca l'ultimo. La canzone è molto spaventosa, devo dire. L'ultimo, non è vero, ne mancano due. Allora, Hyper Mad. Ok. Surf. Porca troia. Mi serve una cavia. Ma mando lui che non è neanche una cavia. Se usa surf sono. Come cazzo! Faceva sap. No, vabbè. Mi rifiuto. Mi rifiuto. Adesso so che manda Cloyster. Mando direttamente lo starter. Vaffanculo. Come cazzo faceva a saperlo che avrei mandato lui? Beccati sto Energy Ball. Ci godo tanto. Adesso mando Absol. Così proprio. Insomma, Crunch. Sì. Gang shit. E va vai a fare in culo. Quello era un brutto colpo, quello. Suca, stronzo. Te l'ho fatto io il brutto colpo. Vabbè, ragazzi, per questa parte è tutto. È venuta troppo lunga per come la volevo fare. Qui c'è il discorso, ovviamente, finale. E per questo episodio è tutto. Ci vediamo con il prossimo video, che farò dopo, tra l'altro, la prossima parte. Ciao a tutti, ragazzi.